persona normale che ha fatto il suo dovere con dedizione e sacrificio. Lei ha gestito davvero in modo straordinario l'emergenza in nave. Qual è stato il momento più difficile in quelle settimane? Il momento più difficile chiaramente è stato l'annuncio dei primi casi positivi, ma immediatamente ci siamo impegnati nel fronteggiare l'emergenza seguendo le regole delle autorità giapponesi. E invece le chiedo quando è stato il momento, quando ha capito che sarebbe andato tutto bene, insomma si sarebbe tutto risolto. Fondamentalmente sono sempre stato fiducioso. La consapevolezza l'ho avuta quando ho notato che i passeggeri seguivano le norme che erano state dettate e soprattutto nel vedere l'equipaggio prendersi cura dei passeggeri nel gestire l'emergenza. A chi andava in quei giorni il suo pensiero? Pensiero principalmente rimaneva a bordo, ai passeggeri e all'equipaggio, ma chiaramente nell'arco di tutta la giornata il pensiero andava a casa, alla famiglia e agli amici. Immaginiamo. Ecco, lei ha avuto la percezione in quel giorno, insomma, del fatto che la sua nave era diventata davvero un caso internazionale? Chiaro, la sensazione che potesse diventare un caso era data dal fatto che a bordo della nave c'erano 3.700 persone di diversa nazionalità. Arrivavano notizie dall'esterno, ma noi siamo rimasti concentrati nel voler gestire l'emergenza, focalizzati sull'emergenza. Bene, grazie, grazie comandante.